Salve, dunque, niente, noi stiamo per partire, io e Alessandro, stiamo per andare a Torino, a casa di Arianna, e poi domani tutti insieme andiamo a Gardaland. E niente, volevo fare un vlog dove vi porto con noi a scoprire tutte quante le magiche follie e mirabolanti avventure che ci capiteranno. Io veramente spero che questo microfono funzioni, se no lo lancio, ok? L'ho pagato 40 zucchine su Amazon e forse avrei dovuto spenderne di più per una qualità migliore, ma vabbè. Regà, mi sa che questa ragazza tutta colorata sia Maria Sofia. Cioè, regà, vi giuro, secondo me è Maria Sofia. Non sto scherzando. Taggate Maria Sofia. Secondo me è Maria Sofia. Vabbè, comunque, niente. Poi ci sta Alessandro, che sta prendendo il caffè. E niente, il treno ce l'abbiamo all'1:40. È l'una e... Boh, qualcosa? Venite con noi! Io per YouTube, tu che stai a fa? Ah, ok, ottimo. Eccola! Benvenuti nella macchina di Ariane Ma tu Makeup. mi hai visto guidare? Sì, l'altra Ah volta. sì, infatti non mi ricordavo. Non sei un pericolo stradale come pensavo. No, io sono brava. Dai, sono arrivata fino a qua. Ma che bello. Dunque, siamo arrivati a casa di Ariane Makeup e Sei potete sicuro che è capire. casa mia? Sì. Perché? Ah, sì. È abbastanza palese e indicativo il fatto che stiamo a casa di questa. Fatti vedere, fatti vedere. Fatti vedere. Salve, Salve, non è buonasera. casa sua. Buona, aspetta, c'è anche questo. C'è anche questo, c'è questo, c'è. Un po' egocentrica questa ragazza, vogliamo dire? Un po' egocentrica. Guarda, se mi fai volare l'uccello in testa, io mi metto a urlare, eh! Ha liberato Sky, raga. Ha liberato Sky. Ha liberato Sky. Ma se mi arriva in testa, guai a te, te lo dico. No, non ti avvicina, non ti avvicina. No, 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 no. Raga, levatevelo, levatevelo, levatevelo. Amo, levamelo! Raga, io ho paura, raga, io ho paura, amo, levamelo, levamelo, levami! È andato via. L'hai sentito che vuoi? Ok. Ottimo. Si chiama palla di burro. Perché? Perché lui è pallina di burro. Picabù! Picabù! Ed ecco perché Arianna ha bisogno di uscire. Passa troppo tempo con il mio uccello. No, noi stiamo andando a cena fuori. Ho troppa fame. Io me magno lei. E lei magna me. Dai, oh, dai. Questo è la. Facciamo gli influencer. Allora, no. Ma fallo fuori. Fit sack. Sexy. Come sei. Sono in macchina di Arianna. Alessandro e Arianna non ci sono perché Alessandro si è dimenticato il portafoglio dentro casa. Io sto morendo di fame! Basta che se c'è sta Sushi, sushi, raga, sushi. perché ne faccio più, c'ho fame. Ah, ne faccio più. Sto morendo di fame, raga, sto morendo di fame. Raga, finalmente cibo. 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 Siamo appena tornati a casa. Arianna sta facendo le coccole al suo uccello. E è arrivato il momento di metterci a tavolino e parlare dell'elefante nella stanza. Arianna, vieni qua. Dovete sapere che Arianna ha una crush, di cui noi non diremo niente perché insomma per privacy. Il problema è che quando lei ha una crush, in generale una qualsiasi crush, lei diventa una psicopatica. Lei ti chiama almeno 6 volte al giorno e oggi abbiamo cenato con dei suoi amici e mi hanno confermato che Non so se vengono... guarda sto Che, video. speriamo di no, che vengono contattati anche loro 6 volte al giorno. Quindi immaginate questa pazza che passa tutta la giornata a chiamare gente a dirgli: mi ha detto che gli piace il sushi. E poi ti attacca. Poi a un certo punto ti richiama e mi fa: è alto 1,50 m. Dico così. Perché ho detto 1,50 m? Vabbè, avete capito? Pazza, pazza. Cioè, vuoi dire qualcosa? Ma devo raccontare, cioè, le persone a cui tengo.
racconto tutto, cioè in effetti dovrei tenermi le cose per me, però. No, ma il fatto è che io adesso sto tizio lo conosco meglio di lui, di se stesso, cioè io so tutto. Forse lo conosci meglio di me. Capito, cioè io se dovessi mai incontrarlo, ciao ti chiami, ciao vice, sì lo so già come ti chiami. Vivo, lo so già dove vivi, sì, sì. So già tutto, so anche quante tutto, so già so quante mutande c'hai nell'armadio, capito? So tutto, ok? Quindi, Arianna, vogliamo essere meno psicopatiche? No. Va benissimo, lo accettiamo, lo accettiamo. Buongiorno, sono le 6:49, da come si può notare dalle mie occhiaie. Siamo, ecco, questo è il tenore dell'umore di tutti, stai zitto. E niente, siamo pronti, stiamo preparando, Sky sta volando e stiamo per uscire. Ho sonno. Ci aspettano 3 ore di macchina e niente. Andiamo a Roma. Sì, praticamente sì. Arianna, vuoi dire qualcosa? Cetrioli di mare. Cetrioli di mare. Siamo in macchina, siamo in viaggio e... Trapazza! Sì. E lui... Sì, lui... Sta piovendo! Stiamo andando a Gardaland con la pioggia! Allora, siamo arrivati con un tempo meraviglioso, salutate, salve. E io, Arianna mi fa, truccati in macchina. Non mi sono truccato, adesso pettinami le Ma non ti faccio proprio niente. Sono svegliato anch'io dopo. Ora mi sono truccato. Ma ho una caccola. Sì. Ma un caccola. Ma non mi dici niente, dai, vai. Ciao, sono Russell, un esploratore della natura. Signore, lei ha bisogno di qualcosa oggi? La posso aiutare a attraversare la strada? E stiamo per entrare. Stiamo entrando. Questi giochi di luci e di colori. Questa è l'entrata. Comunque raga, ma solo io da piccolo pensavo che quella G fosse una B e lo chiamavo Bardaland. Siamo appena entrati e la prima tappa sarà il cesso. Mi sembra doveroso trovare l'attrazione più importante di tutto il parco. È l'unica aperta. Il cesso. Ragazzi, non mi sento, no. Però... Guardate che alberone. Esploratore della natura, descrivici l'albero. Allora, è un albero. Io però vorrei farvi vedere una cosa. Non sono per niente inquietanti quei pupazzi. No, assolutamente. Andiamo. Ti Benvenuti. Come ti chiamano? Non lo so, mi chiamano. Questa attrazione che andremo a fare è un'attrazione. Sì. Ed essendo di Prezzemolo, è di Prezzemolo. La prima attrazione fatta, devo dire, è stato un po' giramento di testa, ma niente di che, adesso andiamo alla prossima. Tutto ciò, qua ci sono alberi con delle facce e... Sono secchi. Sono secchi? No, mica sono secchi. Non sono dei secchi. Si muovono. Oh mio Dio. Ah no, è una figata. Oddio, è una figata. È una figata. Questa è una montagna russa. Wow, se non ci fosse il nostro esploratore. Non è che quando salite sopra inizia a parlare russo, però non so, è arrivata quel nome. Capisco. E adesso ruberemo un pupazzo. No. Questa è la nostra prossima destinazione. Regà, meno male che ci abbiamo il fast pass, perché se no dovremmo farci tutta questa lunghissima fila. Ma noi oggi privilegiati siamo, vero? È un ippopotamo! Ma questa ve la devo raccontare. Abbiamo fatto appunto la cosa di Jumanji e c'erano dei ragni ovviamente finti.
e Arianna. Come... facevano paura. Ho paura che mi venissero addosso. Che vuoi? Ma erano finti. Ma che... sono aracnofobica, va bene? Oh. Il labirinto di Jumanji. Adesso mi prendo una bella cosa qua in fronte. Ciao. Oddio. Ci vediamo. La casa di specchi. La casa degli specchi. Porco Giuda. Aiuto. No. Ok. Raga, io faccio una corsa. Io corro, raga. Siamo usciti nella parte esterna del labirinto. Vorrei avere un accento da farci. Che piante sono, Ale? Sono delle piante. Vedete queste piante? Sono delle piante. Quegli arbusti sono arbusti. Questo serve per attaccare gli animali feroci. Vi do un semplice esempio. Venga, venga. Cattivo! Ed è così che funziona. No, per non ripartire, bisogna tiragliene un altro. Esatto. È proprio così. Raga, siamo nella parte di Kung Fu Panda. Ho appena fatto la foto con Po. Guarda, è bellissimo. Io adoro Kung Fu Panda. Like per Kung Fu Panda. Cioè, che hai fatto? Non lo so. Lo sai che è l'attrazione per bambini? Guarda che cosa bellissima. Io adoro Kung Fu Panda. Che bello, che bello. Qua stiamo facendo una pausa a pranzo. Hanno preso tutti quanti il poké. E com'è questo poké? Buono. Costoso. Costoso. Buonissimo. Buono, eh? Poca roba. È talmente buono che ho preso un altro panino. Oh, visto. Mi sono mosicato la lingua. Buonissimo. Ma era buonissimo. Ma che faccia? Ehi. C'è chi sta sanguinando, chi sbocca, chi non lo so. Aggiornamenti che sto facendo sempre meno perché mi si sta scaricando il telefono e per fare il saltafila dobbiamo utilizzare il telefono. Adesso stiamo a fare tutte quelle più strong, tipo abbiamo fatto Blue Tornado, adesso dobbiamo fare... Cioè lui sta un attimo sboccando l'anima. No, è vero, sto bene. Tutto bene, dai, tutto bene. Adesso facciamo il Raptor, quelle robe un po' più... Ah! E niente. Arianna ha deciso di prendersi la mela caramellata. Notate qualcosa di strano sul suo naso? Sei un clown. Tu lo sei sempre stata un clown. Piccolo aggiornamento. Io e Alessandro dovevamo tornare a Roma. Avevamo il treno qua per schiera alle 17.52 e l'abbiamo perso. Quindi siamo riusciti almeno a modificarlo per non perdere tutto quanto, tutti i soldi. E niente, quindi ci godremo tutto il parco e poi cercheremo un Airbnb dove dormire stanotte. E vabbè, no, vabbè, ci sta. Amore, sei contento che stiamo qua un'altra notte? Contentissimo. Siamo distrutti, ho il cellulare assolutamente scarico ma ancora regge. C'è anche Peppa Pig Land. Cioè, quasi in intriga, ma non abbastanza da entrarci. Allora, parliamone perché ho veramente bisogno di parlarne. Dunque, siamo riusciti, come vi dicevo, a cambiare il biglietto del treno e abbiamo il treno da Peschiera a Roma Termini alle 5.55, una roba del genere. L'hotel che avevamo prenotato... Che abbiamo prenotato, cioè noi abbiamo prenotato, loro ci hanno detto sì, c'è disponibilità sul sito di Booking, sull'app anche di Booking. Arriviamo a questo hotel ci fa, no, è tutto pieno, come avete fatto a prenotare?
non lo so, non lo so io come ho fatto a prenotare, sono riuscito a prenotare. E io gli ho anche detto, noi per sicurezza li abbiamo anche chiamati e li abbiamo anche messaggiati, e loro non hanno mai risposto. Quindi io gli ho detto, guardi, noi per sicurezza vi abbiamo chiamato più volte, abbiamo anche messaggiato, ma voi non ci avete mai risposto. Quindi comunque la prenotazione era fatta, siamo venuti qua. E lui, controlla un attimo. Sì, effettivamente ci avete scritto, però non ci è arrivata la notifica. Ok, piano B. Piano B, usciamo dall'hotel. C'era un hotel davanti a quello là. Entriamo e il signore molto gentile ci dice: guarda, purtroppo anche noi non abbiamo stanze. Tra l'altro l'ultima stanza c'è stata presa da una coppia che ha avuto la vostra stessa esperienza con lo stesso hotel. Quindi io che faccio? Prendo il telefono che stava al 10% di batteria. E così, non mi interessava più dei soldi, raga, perché a questo punto, cioè, volevo soltanto dormire e avere un tetto sopra la testa. Ho cominciato a cercare, ne becco uno che era vicino a dove eravamo noi in quel momento. Non faccio robe di booking, dico senza che c'è, chiamo immediatamente, pronto, salve, avete disponibilità per stasera? Sì, ce l'abbiamo. Quanto viene? Guardi, per stanotte le posso fare 170 euro, io. Va bene, quindi niente, siamo in questa fantastica camera, adesso Alessandro va in bagno a fare la doccia, questa è la stanza, 170 euro. E domani mattina, tipo, dobbiamo svegliarci, tipo, prestissimo, perché per la fascia oraria delle 6 non ci sono taxi. Quindi, e tipo, la stazione è a 5 minuti da qua con la macchina, a piedi sono 40 minuti. E niente, raga, ma cosa vi devo dire? Ma cosa vi devo dire? Bella giornata, divertente, fantastica, favolosa. Il finale lo avrei un attimo rivisto, ma vabbè. E niente, adesso stiamo aspettando che ci arrivi la pizza. Sperando che arrivi anche quella, perché non si sa mai. E niente, questo, cosa vi devo dire? Dobbiamo continuare questo vlog per vedere se sono sopravvissuto. Io lo continuo, raga, tanto. E buongiorno, avevo detto per caso se tutto va bene? No! Allora, effettivamente siamo in stazione ad aspettare il treno, sperando che sia in orario e tutto quanto. Però sto adesso registrando con il telefono di Alessandro, perché il mio non si accende! Non si accende! Lo ripeto, il mio telefono non si accende. Quindi io adesso lo metterò in carica sul treno, sperando che, non lo so, si riprenda. Nel caso in cui non si riprende, c'è mio padre che ci viene a prendere alla stazione e dopo, se non si è ripreso, dobbiamo andare all'Apple Store. Questo viaggio. Vuoi dire qualcosa? Se stavamo a casa forse era meglio. Forse era meglio. Allora, salve, aggiornamento, siamo da Euronics. Siamo tornati col treno e ci è venuto a prendere papà e ci ha portato qua per pranzare. E sto registrando con il mio telefono. A quanto pare mi è bastato ricaricarlo in treno e si è riacceso magicamente. Quindi sono venuto qua all'Apple Store per chiedere che cosa è successo. E mi hanno detto: niente, c'è stato un problema con l'ultimo aggiornamento, non dovrebbe più succederti, non ti preoccupare. Ok, grazie. Avrebbe preferito non fosse successo, ma vabbè. Salve, sto registrando questo video perché mi sono reso conto, mentre sto editando il video, che non ho fatto un finale, una fine, ed è passata tipo 15 giorni da sto viaggio. Quindi niente, questa è la fine, spero che vi sia piaciuta questa fantastica avventura che era partita benissimo, poi piano è crollata, però siamo ancora vivi, il mio telefono è ancora vivo, i miei soldi un po' meno, ma vabbè, no, tutto a posto, e spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. E niente, come al solito, come sempre, seguimi su IG.